purtroppo ci sono delle fake news, ma sono delle informazioni false sulle quali non esiste alcuna comprovata evidenza scientifica. Ci sono state notizie iniziali di un articolo che su una piccolissima casistica ipotizzava un rischio di peggioramento della patologia da parte dell'ibuprofene, ma che poi non è stato assolutamente confermato. A tale proposito c'è stato un comunicato da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, la famosa AIFA, no? Che hanno fatto appunto un comunicato nel quale hanno confermato l'assenza di qualsiasi prova scientifica a supporto di queste fake news. Hanno sottolineato che non c'è nessuna ragione per interrompere il trattamento con ibuprofene in soggetti che hanno malattie croniche e che quindi lo devono prendere, diciamo, sempre. Non solo, ma il gruppo di lavoro di esperti sul coronavirus ha concluso che il paziente che ha l'infezione da coronavirus può assumere tranquillamente per la febbre e per il mal di testa, che purtroppo fanno parte della malattia, tranquillamente l'ibuprofene. L'approccio terapeutico vede ovviamente diversi step. Sicuramente in una fase iniziale, in quelle forme che sono poi la gran parte, diciamo così per fortuna, cosiddette pauci sintomatiche, quindi con poca sintomatologia, l'approccio è quello delle influenze, quindi scegliere tra i farmaci sintomatici da banco che conosciamo e che più ci danno beneficio in termini di riduzione della temperatura, quindi senz'altro paracetamolo, ibuprofene, senza azzerare l'andamento della febbre, proprio per poter segnalare al medico eventuali peggioramenti.